Dati a How e bentornati! Allora, come avete potuto leggere dal titolo, questo sarà un video per parlarvi delle differenze che ci sono tra noi e i cinesi. E sì, perché poi girerò anche un video sulle similitudini. Se volete seguire tutti i nuovi video, non dimenticatevi di attivare la campanella e anche iscrivervi al canale, perché ho intenzione di rimettermi un pochino in moto e girare tanti video ed essere molto più attiva, perché mi ero ultimamente dedicata un po' meno, anche perché c'era di mezzo appunto il mio libro Instant Cinese, quindi mi sono ho dovuto sacrificare un po' il canale, però sono tornata e quindi mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella. Detto questo, differenza numero uno. In Cina, se andrete mai in Cina, vedrete una cosa molto particolare. E se acquistate qualcosa magari in qualche chioschetto, qualche cibo da sporto, vi daranno non la vaschettina, la classica vaschetta, bensì un sacchetto anche per le zuppe. Quindi è una cosa veramente stranissima. Quindi avrete questo sacchettino di plastica e quando tornate a casa potete mettere direttamente la bustina dentro la vostra ciotola, aprirla e mangiare direttamente da lì. Non lo so se effettivamente è comodo oppure no, però sicuramente si fa strano dover gironzolare con una bustina piena di spaghetti o di altre cose. Una delle differenze che ovviamente abbiamo notato tutti quanti, non c'è bisogno appunto di sottolinearlo, però non si sa mai, magari non avete un grande spirito di osservazione, ma non mangiano gli asiatici, ovviamente anche i cinesi, non mangiano con le forchette, bensì con le bacchette. Sì, questa è una particolarità e secondo me anche una delle cose più affascinanti, almeno quando io ero piccolissima, ero affascinata tantissimo dal fatto che loro mangiassero non con le solite noiosissime forchette, bensì con le bacchette. Infatti avevo già 3 anni, 4 anni e io mangiavo già con le bacchette, e anzi anche quando ero a casa con i miei io chiedevo le bacchette, quindi avevo le mie bacchette di bambù che utilizzavo quando appunto volevo sentirmi non in Italia. Beh, già da piccola avevo la fissa per la Cina. Poi comunque, se avete acquistato il libro, c'è scritto un po' di come mai sono così diventata appassionata della cultura cinese. I cinesi, a differenza nostra, soprattutto di noi italiani che facciamo tanta fatica in questo, però i cinesi hanno la tendenza a sposarsi piuttosto giovani. Le cose stanno anche lì un po' cambiando, però diciamo che le famiglie premono tantissimo per far sì che le ragazze si sposino prima dei 30 anni e i ragazzi più o meno prima dei 35 anni. Ho chiesto anche conferma un po' ai miei vari amici cinesi per registrare questo video e appunto sì, mi hanno dato questo tipo di conferma. Un'altra differenza, anche questa insomma è abbastanza scontata: non si festeggia il Natale, non è una festa religiosa, tutti i negozi sono aperti, gli uffici sono aperti, le attività appunto commerciali in Cina sono aperte durante il Natale, anche se qualcosina si inizia, anzi loro un pochino lo festeggiano, ci sono i babbi Natale in giro per i centri commerciali, alberi di Natale ovunque, però il loro vero la loro vera festività è il Capodanno cinese, che cade tra la fine di gennaio e la fine di febbraio. Per loro è l'equivalente del nostro Natale. È una festa importantissima che riunisce le famiglie, c'è lo scambio anche di bustine rosse, che appunto è un dono che si fa alla persona a cui si vuole bene, agli amici e appunto la famiglia solitamente regala soldi al proprio figlio. Una particolarità, ed è una differenza, è la conformazione fisica. Anni fa io avevo fatto un corso in cui ci hanno spiegato che i cartamodelli per realizzare per esempio i jeans sono identici in tutto il mondo, ma in Asia devono avere una diversa conformazione. Questo proprio perché le donne asiatiche hanno i fianchi un pochino più bassi di noi occidentali. I cinesi
hanno un enzima in meno, che è l'enzima che non permette loro di digerire l'alcol. Quindi c'è una grande difficoltà per i cinesi a digerire l'alcol e a reggerlo, quindi bisogna stare un po' attenti. Se avete degli amici cinesi, non offrite loro drink super alcolici, perché potrebbero star male. Non tutti hanno questa problematica, e mi diceva proprio un mio amico che i cinesi nella parte nord orientale della Cina invece sono dei gran bevitori, forse sarà perché per il freddo, per la vicinanza comunque a una terra fredda come la Russia, che chiaramente l'alcol, volendo o nolendo, comunque ti aiuta un attimino a riscaldarti, quindi probabilmente anche per quello sono un pochino più resistenti all'assunzione di alcol. Ai cinesi piace la colazione salata e non quella dolce. Diciamo che un po' in tutto il mondo si predilige una colazione salata, forse solamente noi italiani e francesi facciamo colazione dolce. Prediligono magari delle zuppe con i jiaoz, che sono appunto i ravioli, spaghetti, uovo, insomma tante cosettine salate, ed è vero e proprio un pranzo praticamente. Gli orari del pranzo e della cena sono diversi, infatti i cinesi mangiano prima. Allora, più o meno il pranzo è dalle ore 11 all'incirca ore 11:30, 12:30, e invece la cena è anticipata tra le 18 e le 19. In questo mi ritrovo molto, perché io ceno tipo alle 19. I cinesi non bevono il caffè. Ebbene sì, loro non hanno l'abitudine come noi di bere il caffè, ma bevono il tè. Loro sono dei grandi cultori del tè, ce ne sono di tantissime tipologie, con diversi retrogusti, fermentazioni diverse, quindi c'è proprio il culto del tè, ed effettivamente anche molto affascinante, perché noi siamo abituati, magari, non tanto io, perché comunque io ho un vasto assortimento di tè, però solitamente uno pensa al tè verde, la bustina, invece di tè verdi ce ne sono una infinità, un po' come per noi il vino. Noi abbiamo tante tipologie di vino, quindi c'è il vino bianco ma frizzante, il vino bianco che viene da un tipo di uva diversa da quell'altra, insomma, ecco, per loro è la stessa cosa con il tè, e hanno questa abitudine di portarsi indietro sempre un thermos che portano in giro, e ogni tanto sorseggiano il loro tè in foglie, ovviamente rigorosamente in foglie. I cinesi prima del matrimonio hanno un'abitudine, è quella di fare delle fotografie con abiti eleganti o direttamente con l'abito da sposa prima del matrimonio. Infatti si affitta una camera d'hotel con i testimoni, con gli amici, si divertono così, un set, un servizio fotografico prematrimoniale, e questa è un'abitudine che hanno, e lo fanno praticamente tutti. Le ragazze preferiscono truccarsi meno ma curare un pochino più la pelle. Infatti noi occidentali tendiamo magari a ricoprire il viso e non badare, anche se un po' la tendenza sta per fortuna migliorando, però non badiamo troppo alla cura della pelle. Molte addirittura non si struccano prima di andare a dormire, lo vedono come se fosse una cosa, insomma, super barbosa, noiosa. C'è chi non si mette la crema per il viso, non si fa mai maschere e prendono il sole senza protezione. Ecco, le asiatiche invece ci tengono veramente tantissimo alla cura della pelle, quindi sempre la tengono idratata, rinfrescata, protetta dal sole, e si truccano un pelino meno di noi, anzi proprio molto meno di noi, e hanno dei look molto più freschi, molto più giovanili. I cinesi al ristorante non ordinano un piatto che poi è tuo, e guai se mangi quello che ho ordinato io. No, ma i piatti vengono condivisi, quindi ognuno ha la propria ciotola di riso, e poi ognuno può spiluccare dal centro tavola dove ci sono tutti quanti i piatti. Una cosa, secondo me, è un aspetto molto bello, e ci fa capire anche l'importanza appunto proprio del condividere, che è intrinseca proprio nella cultura cinese. A me piace tantissimo, infatti io quando vado al ristorante cinese chiedo sempre un servizio che sia un po' più cinese, non occidentalizzato, quindi piatto di ravioli solo a me, no. Si mette al centro per tutti, anche perché se fate caso al ristorante cinese le porzioni sono sempre abbondantissime, proprio perché per dare l'opportunità a tutti di mangiare. I
cinesi mangiano piccante, sì, hanno l'abitudine di mangiare piccante, ma soprattutto nelle regioni, nelle province centrali. Anche i bambini mangiano piccante ed è, insomma, piccantissimo, ma diciamo che loro sì, sono super pro, cioè mangiano che roba immangiabile, ma in realtà io mi sono resa conto che un po' tutto in Cina è piccante. Cioè, sono andata al McDonald's, ho preso un menù bimbo, c'era una specie di cotoletta ed era piccante, era per me piccante, io non mangio particolarmente piccante, mi piace un po' il pepato ma non ci vado matta. Cioè, ho detto, ma come fa un bambino a mangiare una roba del genere ed era il menù bimbo. Infatti, un consiglio spassionato, una delle parole che dovete assolutamente imparare, proprio quella che prima di dire ni hao, che vuol dire ciao, dovete imparare a dire bula. Bula vuol dire no piccante. Comunque, io con questo vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia fatto conoscere qualcosa di diverso sulla popolazione cinese, sulla cultura cinese. Io vi mando un big bacio, vi saluto e zaijian, bye bye!